La battaglia giudiziaria è stata persa per ora, ma ad Abbiategrasso c'è chi continua a credere e che si possa sostenere chi si oppone da anni alla realizzazione del nuovo parco commerciale nell'area del Pagiannunz, a pochi passi dal convento dell'Annunciata. Dopo la bocciatura dei ricorsi amministrativi, sono così i gruppi di opposizione a provare ad aiutare economicamente i commercianti abbiatensi che provano a portare avanti la battaglia. In consiglio comunale abbiamo ufficializzato come opposizioni la donazione di ben 2 gettoni di presenza all'associazione dei commercianti e a quei commercianti che hanno sostenuto il ricorso contro il parco commerciale, che purtroppo è stato perso per questioni amministrative, ma la battaglia non finisce qui. Infatti il giorno dopo è stata fatta un'altra cena, sempre per sostenere le spese del ricorso, a cui hanno partecipato più di 120 persone e a cui quasi tutta la minoranza è stata presente. Questa è una battaglia che appunto non finisce nelle sale giudiziarie, ma è una battaglia culturale, una battaglia per la sostenibilità ambientale, ma anche per la sostenibilità sociale, per una visione di città che si avvicina al cittadino e attenta alle persone e ai servizi che servono e per una città più viva a livello culturale. L'invito delle opposizioni è quello di provare a fare massa critica e a costruire un tesoretto di donazioni per la Confcommercio della città del Leone. Ovviamente le spese giudiziarie sono molto ingenti e serve una mano da dare ai 32 commercianti che fino adesso si sono sostenuti il carico di queste spese, quindi se volete donare e aiutare questi commercianti potete rivolgervi all'associazione Confcommercio di Abbiategrasso oppure ai consiglieri di minoranza che poi vi indirizzeranno verso le persone giuste.